Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo parlando della proposta di legge tanto discussa sui dirigenti di giunta che è tornata in commissione e sarà nuovamente discussa anche in aula. Tornerà in aula il prossimo 6 luglio la proposta di legge che modifica la disciplina degli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale dalla Commissione Affari Istituzionali dopo un ulteriore passaggio in commissione. Lo ha comunicato all'aula dell'Assemblea Toscana il presidente Antonio Mazzeo, spiegando che il rinvio è dovuto al fatto che sono pervenute ulteriori osservazioni anticipatorie da parte della Corte dei Conti rispetto all'udienza in contraddittorio con i direttori generali. Mazzeo ha aggiunto che nelle osservazioni si desume la necessità di procedere all'inserimento nell'organico della dirigenza non solo, come già previsto nella proposta di legge licenziata dalla Commissione, dei direttori, ma anche delle figure apicali, vale a dire il direttore generale della Giunta ed il segretario generale del Consiglio regionale. Perciò, ha concluso il Presidente dell'Assemblea legislativa, d'accordo con i capigruppo, si ritiene di rinviare il testo in Commissione per esaminare le ulteriori modifiche, impegnandosi ad approvare la legge nella prossima seduta del Consiglio regionale. La nota legge sul personale di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni a mezzo stampa è tornata dopo essere stata proposta all'Aula in Commissione. Quella legge infatti contiene prevalentemente, se non esclusivamente, aspetti che sono relativi ad alcune osservazioni che la Corte dei Conti ha fatto in occasione dell'ultimo giudizio di parifica alla Regione Toscana ed era preciso intendimento da parte mia come Presidente di Commissione e anche da parte del gruppo del Partito Democratico quello di fare una legge che esclusivamente recepisse quelle indicazioni. Per questo nei lavori della Commissione da me presieduta sono stati votati alcuni emendamenti a mia firma che hanno tolto tutte quelle parti di questa legge che non erano relativi ad aspetti richiesti dalla Corte dei Conti. Occorre indubbiamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni della Corte dei Conti, l'argomento è un argomento prettamente tecnico e che in realtà diciamo, si esaurisce in un adeguamento normativo. Quindi noi su questo siamo molto chiari, prendiamoci tutto il tempo che è necessario prendere, però arriviamo diciamo, a trovare una quadra che sia però strettamente legata alla conformazione alla normativa della Corte dei Conti, a ciò che ci impone diciamo, l'indirizzo della Corte dei Conti. Quindi noi fino dall'inizio eravamo perplessi su una proposta di legge che ormai come dire, è da fine anno scorso che viene diciamo, portata all'attenzione dei commissari, però è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta, cioè un adeguamento. In realtà questa legge ha portato anche a una bagarre tutta interna al Partito Democratico tra il Presidente Bugliani e il Governatore Giani, ma stavolta torna in commissione non per bagarre politica, ma perché la Corte dei Conti ha mosso un rilievo ulteriore negli ultimi giorni, nelle ultime ore, e quindi c'è semplicemente da fare un adeguamento normativo. Paradossalmente verrebbe da dire che meno male hanno litigato Giani e Bugliani, almeno non abbiamo già approvato una legge a cui dovremmo dovuto rimettere mano. Ecco, stavolta è semplicemente un passaggio tecnico. Va detto che è una legge che ha creato non pochi dissapori, non segreti ma pubblici, perché in aula hanno litigato più di una volta il Presidente e il Governatore. Ma noi siamo convinti che questa legge vada approvata, vedo forte resistenza nelle altre forze politiche, noi continuiamo la nostra battaglia e rivendichiamo l'autonomia della politica al cospetto delle funzioni dirigenziali, dove la politica deve raggiungere la propria funzione, farsi supportare dalla tecnica ma mai essere subalterna a questo aspetto. Quindi noi siamo convinti delle nostre proposte, la battaglia proseguirà in prima commissione e noi lavoreremo come forza politica per fare in modo che nel prossimo Consiglio regionale, senza ulteriori rinvii, quella norma venga approvata così come noi l'abbiamo concepita, che è in sintonia totale con il nostro Presidente Eugenio Giani, per come la proposta, infatti, a noi convince, è arrivata in Consiglio regionale.
Adesso un ampio capitolo dedicato alla selvicoltura in Toscana con tutti i provvedimenti da parte dell'Assemblea regionale per la semplificazione. Una proposta di legge da inviare al Parlamento contenente norme per la semplificazione in materia di selvicoltura è quanto ha approvato a maggioranza il Consiglio regionale. L'atto è composto da un unico articolo secondo il quale il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica neanche quando interessano boschi e foreste ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico. Con questa proposta di legge, spiega la relazione che ha illustrato l'atto, si intende intervenire sul codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di apportare un necessario chiarimento, anche dopo alcune criticità emerse recentemente in Toscana, al regime degli interventi non soggetti all'autorizzazione paesaggistica, con particolare riferimento alle attività insistenti sui boschi, sulle foreste, da attuarsi dopo il parere del Consiglio di Stato. Ma noi abbiamo semplicemente chiesto, con la proposta di legge che è stata approvata al Parlamento, di intervenire non per fare cose particolarmente rivoluzionarie o per trovare soluzioni che vadano a penalizzare il bosco, ma semplicemente per tornare al regime che era vigente prima del luglio dello scorso anno. Una maggiore semplificazione, minori costi per le tante, spesso piccole aziende del settore che sono agricole, che sono artigiane, per consentire di poter rispettare quella che è la tradizione del bosco toscano, che è un bosco essenzialmente coltivato, che ha ovviamente le sue parti maggiormente pregiate, che sono oggetto di vincoli particolari, come quella dei parchi, che devono essere soggette alla paesaggista, ma c'è tutta una parte, migliaia di ettari di bosco che non sono soggetti ad un vincolo specifico, che sino a luglio dello scorso anno non richiedevano l'autorizzazione paesaggistica, che oggi invece vi sono sottoposte con aggravio di burocrazia e di costi. Sono state proposte in commissione due leggi, una regionale e una nazionale, che sarà incardinata al Parlamento. La prima è naufragata semplicemente per illegittimità costituzionale, sarebbe stata impugnata, e anche per il fatto che il governo con l'ultimo decreto semplificazioni ha detto chiaramente che non si poteva andare nella deregulation come il Partito Democratico, ma anche il resto dell'opposizione ha voluto, ma serviva una semplificazione procedurale, questo sì, ma certamente non annullare le autorizzazioni che dovrebbero tutelare tutti i paesaggi di maggior pregio della nostra regione, dei quali ci vantiamo spesso quando andiamo a fare promozione turistica, ma che ci dimentichiamo di tutelare o addirittura cerchiamo di superare in qualche modo. Sono state date le giustificazioni più svariate che riguardavano l'agricoltura, l'interesse. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e né gli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare, e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al governo e lo segnaleremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste che sono tutelati dal MIBACT per il paesaggio e per il loro valore ambientale, e diremo loro che il Partito Democratico, ma il resto della maggioranza, vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni prima ancora che beni economici. Le imprese che operano nel settore boschivo, i boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna, mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima erano appunto davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli eccetera eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno perché il bosco sta arrivando sul crinale. E questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pascoli.
pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare, evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo. Questo è vero, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendio. Ricordo che il 9 di dicembre l'Aula del Consiglio regionale approvò due mozioni, una del gruppo della Lega, un'altra del gruppo del Partito Democratico, sostanzialmente con contenuto affine. Cosa si voleva? Si voleva che si riducesse i tempi e i contenuti della burocrazia che grava anche sulle aziende boschive. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali. Guardate, quello che veramente nuoce all'economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Questo è un segnale che diamo al Parlamento. Mi permetto solo di dire però, perché ritengo giusto prendermi le responsabilità come partito, ma direi come governo, come tutti, occorre muoversi. Ci occupiamo anche di eventi e di ripartenze in questa estate, in particolare in provincia di Siena, San Casciano dei Bagni, ricominciano le attività della famosa terrazza con la presentazione del calendario che è avvenuta proprio nel Consiglio regionale della Toscana. La terrazza senese di San Casciano dei Bagni si rilancia con 15 appuntamenti, tutti a ingresso libero e su prenotazione, organizzati anche grazie al sostegno del Comune e al contributo del Consiglio regionale. Tra gli ospiti della rassegna, presentata in Palazzo del Pegaso, l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, l'attrice Isabella Ferrari, l'attore e regista Marco D'Amore e Max Sirena, lo skipper protagonista nell'ultima Coppa America con Luna Rossa. È un modo per mandare un messaggio di speranza dopo il tempo difficile che abbiamo vissuto. Da una piazza, una piccola piazza, c'è la capacità di saper dare una visione molto generale di quello che accade in Toscana e nel mondo. Per questo ho accolto subito con piacere l'invito ed è bello vedere le porte del Palazzo del Pegaso che si aprono a tante iniziative culturali, a tanti momenti di ripartenza, il segno davvero che stiamo uscendo dalla fase più difficile della pandemia. La terrazza nasce 5 anni fa per volontà del Comune di San Casciano dei Bagni e di un gruppo di amici che insieme abbiamo pensato di creare questa rassegna culturale, ma diciamo dal sapore pop, perché ci piace definirla così, a San Casciano dei Bagni, che è l'ultimo comune della Toscana, proprio al confine con il Lazio e l'Umbria, siamo proprio al confine. E idealmente quindi l'idea è quella di creare una rassegna che possa spaziare da temi molto diversi e a pubblici diversi, quindi che possa parlare a pubblici diversi. Quest'anno infatti affronteremo tematiche molto diverse ma contemporanee, come le frodi telematiche, il problema dei big data e diciamo anche dei bitcoin, di tutta la situazione che si sta verificando a livello globale. Affronteremo il tema della post pandemia con il professor Romano Prodi, che verrà intervistato da Dario Di Vico. Parleremo di cinema con Isabella Ferrari e con Marco D'Amore, due attori diciamo iconici sul panorama nazionale, e avremo molti altri incontri, anche presentazioni di libri, e poi avremo anche una superstar di questo anno sportivo, che è Max Sirena, lo skipper di Luna Rossa, che quindi ha portato grande successo dell'Italia alla finale dell'America's Cup, quindi ci racconterà un po' il dietro le quinte di questo grande evento. E con questo è davvero tutto, il nostro appuntamento con la voce del Consiglio termina qui. La prossima settimana una nuova
puntata. Nel frattempo potete sempre restare aggiornati anche online sui principali temi trattati dal Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.